Ciao e bentornate sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a My Lovely Cat. Siamo sempre sulla storia con Rin e dobbiamo cominciare l'episodio numero 7. Il suo personaggio continua ad essere abbastanza enigmatico. La nostra protagonista ha già scoperto di provare dei sentimenti per lui, ma lui, boh, non si sa quello che prova. Quindi continuiamo subito. Decido di raccontare anche agli altri gatti di come abbiamo deciso di fare un regalo al capo, il quale al momento si trova in cucina fischiettante di buon umore grazie al suo nuovo grembiule. Come potevo immaginare, Leo non approvava. Certo che siete proprio addomesticati per bene, eh? Dice Leo per provocare. Anche Nora non sembra essere esattamente dalla nostra stessa idea. Non vedo per quale motivo bisogna festeggiare qualcosa come il giorno del compleanno. Commenta per poi andarsene. Che fatica. Beh, non è che non mi aspettassi una reazione del genere da quei due. Mi dispiace solo che Rin debba stare ad ascoltare i loro commenti. Ma una volta voltatami verso Rin, constatai che non sembrava curarsi minimamente della faccenda. Rin, cosa starà mai pensando? Il capo sembra essere davvero felice, eh? Ci pensa Sora, positivo come sempre, a tirarci su di morale. Meno male che ci sei tu. Già, è stata proprio una bella idea quella del grembiule. Anche Shiro si complimenta per il nostro successo. Sembrava come se fossero divisi in due squadre, i brontoloni e gli ottimisti. Grazie, ci abbiamo pensato insieme, vero Rin? Rin tuttavia preferisce non rispondere e annuisce leggermente imbarazzato. Rin è davvero attento agli altri, commenta Shiro guardando Rin con rispetto. Questo pomeriggio arrivarono un buon numero di clienti. Ogni volta che qualche cliente particolarmente affezionato a Rin entrava nel locale, Rin insolitamente si alzava dal divano per andare ad accoglierlo. Oh, e dire che di solito se ne sta a dormire indisturbato. Rin si avvicina alla cliente appena entrata e gli dà il benvenuto. Questa sembra quasi commuoversi al vedere Rin che viene ad accoglierla di sua spontanea volontà. Oggi Rin si sta dando proprio da fare. Penso io, decisamente sorpresa dal suo comportamento insolito. Rin ultimamente è molto più positivo, constata il capo osservando Rin al lavoro. Già, quando lo portai qui all'inizio non faceva altro che dormire, figuriamoci andare ad accogliere i clienti. Comunque questa penso sia una battuta del capo. Sorride il capo. Immagino sia opera delle tue attenzioni, Tsuki. Si complimenta con me il capo. Se fosse davvero come dice, ne sarei veramente felice. Penso tra me e me. Rin è davvero un bravo ragazzo. Il capo annuisce con decisione, concordando. Cerca di non darlo a vedere e di non mettersi in mostra, ma è sempre molto attento nei confronti di chi gli sta attorno. Tuttavia, a causa di questo, sono sicuro che ci sono un sacco di cose che si tiene dentro, quando dovrebbe invece esternarle. Sospira guardando Rin. Sono davvero sollevato di vedere che seppur poco alla volta, sta iniziando a mostrare agli altri le proprie emozioni. Il capo era davvero bravo a capire i sentimenti dei suoi gatti. Non faceva differenze di trattamento tra i suoi animali ed era sempre molto premuroso. Ha ragione. Grazie, capo. Continuerò a fare del mio meglio. Prometto io, una volta rinnovato il mio entusiasmo. Oh, non serve che la prendi così sul serio. Risponde ridendo per poi tornare in cucina. È molto attento nei confronti di chi gli sta attorno. Ripeto nella mia testa le sue parole. È proprio così. Ho avuto modo di constatarlo molto spesso. Dopo che la cliente se n'era andata, Rin viene in cucina a bere un po' d'acqua. Oggi non lo avevo visto seduto nemmeno una volta. Non hai sonno oggi? Rin mi guarda sorpreso. Sì, un po', ma quella donna mi ha raccontato che... Tra una parola e l'altra beve dell'acqua. Suo marito se n'è andato poco tempo fa, quindi... Non concluse la frase, ma capì lo stesso cosa intendeva dire. Era rimasto ad ascoltarla per confortarla come poteva. Mi sentii commossa dal suo comportamento gentile. Rin, sei davvero gentile. Allungai la mano per accarezzargli amichevolmente la testa, nonostante sia abbondantemente più alto di me.
Ren resta scioccato dal mio gesto. Non ho fatto nulla che meriti dei complimenti. Diciamo l'ultima, vedi di riposarti un po' ora, dai. Hai fatto un buon lavoro. Oggi ti sei dato molto da fare, Rin. Vedi di riposare un po' ora, ok? Rin mi guarda perplesso. Ti pare che sia sempre a dormire, io? Sì. Scusa, non volevo dire questo. In realtà volevo complimentarmi molto di più con lui. Ridacchio tra me e me a vedere le sue eccentriche reazioni. Ah, a parte questo, mi sento davvero orgogliosa per lui. In effetti, però, ora ho un po' di sonno. Continua Rine con il volto pallido. La maggior parte dei clienti aveva lasciato il locale e tutti i gatti si erano presi una pausa. Allora vedi di farti una bella dormita, ok? Va bene. Risponde Rine già mezzo addormentato. Si reca poi sul divano per addormentarsi immediatamente. Ascolta il suo respiro regolare. Deve essere veramente esausto. Osservo con attenzione il suo volto dormiente. È così bello. Il suo sforzo per non mettersi in mostra faceva apparire il suo carattere ancora più innocente. Quando successe, era sera. Avevo abbassato la guardia. Il telefono in ufficio prende a squillare. E il capo a prendere la cornetta. Pronto? Neko Café Petit Chat. Sì, certo. Prego, rimanga in linea. Il capo prende in mano il raccoglitore dove vengono registrate le prenotazioni dei clienti. Dal viso sembrava essere alquanto preoccupato. Mi viene un brutto presentimento. Un cambio di orario? Sì, certo, non c'è problema. Perfetto, grazie. Arrivederci. Conclusa la chiamata, riaggancia la cornetta. Non è che forse ho combinato io qualche guaio? Corro dal capo per chiedergli dell'accaduto. Capo, è successo qualcosa? Oh, Tsuki, ho appena ricevuto una telefonata da un cliente che mi informava che sarebbe arrivato ad un orario differente il giorno della prenotazione, ma nel raccoglitore non c'era nessuna prenotazione a suo nome. Eh? Mi dispiace, di certo è colpa mia. Ma il capo fa cenno di no con la testa. Non possiamo sapere di chi sia stata la colpa, però da ora in avanti cerchiamo di fare entrambi più attenzione. Per fortuna non c'è stata nessun cumularsi di prenotazioni. Va bene, starò più attenta. Cavoli, ne ho fatta una delle mie. Ricordavo di aver ricevuto quella prenotazione. Ero certa di aver preso nota sul registro e invece dovevo essermene dimenticata. Ho abbassato troppo la guardia. Non fa nulla, ora torniamo al lavoro, ok? Chiude il discorso sorridendo, ma mi sentivo terribilmente in colpa. Ovviamente non era la prima volta che sbagliavo qualcosa, ma non avevo mai fatto nessuna grande cappella che avesse creato problemi a qualche cliente. Torno al lavoro decisa a non commettere più nessun errore del genere. Mi sono concentrata troppo su Rin e ho finito per fare un errore sul lavoro. Vedendomi probabilmente un po' giù, Shiro viene a consolarmi. Non ti preoccupare, non credo che sia colpa tua, Tsuki. Shiro era molto premuroso, non solo con i gatti, ma anche con me. È vero, e poi il capo non sembrava assolutamente arrabbiato. Anche Sora si preoccupa per me. Nel sentirmi compatire dagli altri, mi sento ancora più in colpa. Piantala di fare quella faccia battuta, o farai diventare triste anche me. Dice Leo cercando di consolarmi a modo suo. Oh, Rine si è svegliato? Anche Rine mi guarda un po' preoccupato, ma decide di non dire niente. Nonostante il mio morale sotto le scarpe, riesco a impegnarmi fino all'orario di chiusura. Il capo non tirò più fuori il discorso della prenotazione e non ci fu nemmeno nessun problema con gli altri clienti. Era qualcosa che mi capitava spesso. Quando prendo troppa confidenza con qualcuno, abbasso la guardia e finisco per combinare qualcosa. Da domani devo impegnarmi di più. Basta impegnarsi e le cose andranno meglio. Tuttavia il mio amore non accennava a risollevarsi. Devo riprendermi d'animo. Rimango sola in sala a pulire i tavoli. Sento qualcuno avvicinarsi a me. Quando mi giro, vedo Rin in piedi dietro di me. Tsuki, hai una brutta cera. Stai bene?
Allora, tra la seconda e la terza, vabbè, diciamo la terza perché in realtà non sto bene, sono trista. Quindi ho fatto una stupidaggine e per questo sono trista. Ho fatto una stupidaggine al lavoro e per questo ora sono trista. Decido di rispondere sinceramente. Sentendo Rin al mio fianco, disponibile ad ascoltarmi, sento di potermi aprire a lui. Già. Rin non mi chiede altro e si limita ad ascoltarmi pazientemente. Mi chiedo come mai. Perché quando c'è Rin al mio fianco riesco a sentirmi così tranquilla? Avevo persino perso la concezione del tempo. Rin è lì, al mio fianco, a percepire le mie preoccupazioni, ma senza osare dirmi nulla. Dopo un po' sento di essermi completamente calmata. Rin! Quando alzo il volto, lui è lì a guardarmi con i suoi occhi gentili. Sì? Grazie. Non ho fatto nulla. Ero sicura che mi avrebbe risposto così. E invece. Cosa? Scusa, credo di non aver letto bene. Posso venire a casa tua stanotte? Che proposta è? Arrivò una risposta del tutto differente. Oggi? Rimango davvero di stucco alla sua uscita, ma sono felice che me lo abbia chiesto. Non mi aspettavo di certo che succedesse oggi. La mia camera è un casino. Rin che mi chiede se può venire a stare a casa mia. Da quando aveva rifiutato la prima volta, non avevo più osato chiederglielo una seconda. Mentre riflettevo. È troppo improvviso? No, assolutamente. Torniamo a casa insieme. Rispondo io fulmineamente, perché magari cambia idea e non ricapita più, quindi approfittiamone. Rin annuisce con il sorriso in volto. Ed è finito così l'episodio numero 7. Ok, allora, alla fine mi è piaciuto tantissimo perché finalmente ci portiamo Rin a casa e io ovviamente non vedevo l'ora, abbiamo dovuto aspettare 7 episodi per portarcelo a casa. Adesso non vedo l'ora di andare avanti con la storia perché voglio vedere quello che accadrà. OMG, ok? Spero che vi sia piaciuto, se è così mettetemi un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!